Welcome back. Lui Michele, conosciuto come Michael del Sul Web, e questa è la nostra, la sua, scusatemi, la sua carriera di Zabakuno Michael del nostro Michele Poggi in UFC. Veniamo da una scorsa puntata molto più lunga perché ha visto una lunga preparazione, diciamo, al nostro buon Michele Poggi per quanto riguarda l'apprendere mosse particolari. Adesso mi sa che proviamo ad andare un po' più sul concreto, sulle statistiche e su cose un po' più utili, anche se la spettacolarità del nostro Michele Poggi non verrà, come posso dire, intaccata. O meglio, la cercare di intaccarla il meno possibile. Ecco qua, possibili avversari. Allora, Ryan LaFleur, 83, 89, 87, 85. Oppure Kamaru Usman, nigeriano, 90, 92, 91, 91. Sembra essere una gran bella sfida questa. E poi Mickey Gall. Fosse un'altra carriera, questa sarebbe la mia scelta. In qualche modo un po' provocatoria, diciamo, perché allora, qua diciamo si entra un po' nell'ambito wrestling, diciamo. Mickey Gall credo che sia è stato il primo avversario di CM Punk, diciamo, in UFC. CM Punk, grande stella, ex stella della WWE, del wrestling, diciamo in generale. Si focifera che possa ritornare, ma questo è un altro discorso. Il primo avversario, credo, il primo avversario che abbia mai affrontato CM Punk, credo sia proprio Mickey Gall. Non gli è andata benissimo CM Punk. Comunque, vabbè, lasciamo prendere questo discorso. Questa sarebbe stata la scelta ideale, fosse un'altra serie, ma non è un'altra serie, è la carriera del buon Michele Poggi, e quello che a Michele Poggi, al nostro Zabakuno Michael, serve è una sfida di alto livello. Ragion per cui ci si rivolge a Kamaru Usman, 14-1, signori. Statistiche di un certo rilievo, e questa sarà la sfida del nostro Michele Poggi. Ok, solo 3 settimane per prepararle, quindi non ci sarà molto spazio per chissà quali cose, ecco. Ci sono i soldi per continuare in Strike Force, sì. E direi che continuiamo. C'è anche un piccolo sconto, se ne approfitta. Bene, così direi. Ok, solo 3 settimane per affrontare un avversario veramente, veramente temibile. Ma le sfide sono, lo sapete ormai, le sfide sono ciò che più affascinano il nostro caro Michele Poggi, il nostro caro Zabakuno Maiko, scusate, l'assistente vocale del mio cellulare ha deciso di partecipare alla registrazione. Vabbè, cose capitano. Allora, io direi andare qua di allenamenti. Intendo andare così, resistenza alle prese, giusto per salire un po' di forma. E poter andare a fare un po' di sparring, che ci serve per conoscere l'avversario, ci serve per salire rapidamente di forma. Allora, tendenze ground and pound. Attenzione, questo è pericoloso per noi, per me, diciamo, come giocatore, ecco. È pericoloso. Vabbè, cercheremo di tenere il match in piedi, direi, a questo punto. Almeno ci proviamo. Allora, Zaitsev sarà colui che ci simulerà il nostro avversario. Ancora. Ah, ecco. Laterale, forse è meglio. Mezza qua, niente, non. No, qua è un problema.
No. Stiamo qua. Stiamo qua. Oh. No. Sado. Sado laterale. No, non riesco a. Aia. Aia. Che questo non riusciamo a salire. Non riusciamo ad andare. Non riusciamo ad andare. Da tutto così. E vabbè, niente. Tuo avversario ha un gancio devastante. Cerca di abbassarti e contrattacca con dei montanti. Vabbè. Non sarà facile. Abbiamo capito che non sarà facile. E allora a questo punto è meglio allenarsi soprattutto a terra. Vediamo un po' cosa riusciamo a fare. Allora. Energia dei colpi. Copertura di lancio di direzione. Allora. E da sotto mi sa che mi sa, è meglio andare parecchio su questo. Difesa sotto menzioni, da sotto ci andremo parecchio di questa roba, direi. A meno che non proviamo poi una prendi, non lo so, vediamo. Adesso vediamo. Intanto continuiamo l'allenamento, abbiamo altre 2 settimane. Cercare di... Allora, da sotto. Questa qua, lezione in Brasile in Jiu-Jitsu. Continuiamo. Diciamo che si va parecchio di questo. 96. 96% di forma non è il massimo. Bisognerebbe cercare di fare al 100%, ma non è... Non sono sicuro di farcela, non sono sicuro che ci arrivo. Quindi piuttosto a sto punto... Possiamo salire un poco prima. Questa resistenza alle prese. E poi andiamo di questo. Andiamo di. Alla partita giudizio alle 10. Questo. Ok. Salire ancora un po'. Mi sa che bisogna allenare parecchio quel parametro lì da sotto. Diciamo, andrà allenato parecchio. Take down in sgambetto, resistenza, facciamo ancora resistenza alle prese, non si sa mai. Ok, 100% preciso. Torneo al calendario e adesso c'è da fare attenzione. L'ho detto, probabilmente è una scelta sbagliata perché si è scelto un avversario un po' troppo al di sopra delle possibilità del nostro Michele. Poi non so Baku o Maiko, però oh, non so Baku, è fatto così. Sono le sfide. Sono le sfide, quelle più difficili, quelle più d'alto livello che stimolano il nostro Michele Poggio, non so Sabaco o Michael. Da, chiunque lo segua penso abbia percepito ciò, insomma abbia percepito questa ricerca, diciamo, della sfida, ecco, di qualcosa di quel qualcosa di difficile, volendo anche di divertente. Comunque Usman Poggi. Usman Poggi, ci siamo. Ecco, qua sta per entrare il nostro Michele Poggi, il nostro Sabaku no Maiko. Pronto per questo match? Forse non, forse mai abbastanza pronto, ma buona condizione fisica, non ha ancora perso, che faccia la tiri. Comunque ha vinto 10 incontri di seguito per KO, signori. Adesso sarà dura. Adesso sarà difficile. Adesso sarà un avversario davvero difficile da affrontare per il nostro Michele Poggi, per il nostro Sabaku no Maiko. Eccolo, sta per arrivare. Eccolo qua. Kamaru Usman da Auchi, Nigeria. Attenzione. Vediamo cosa dicono di lui. Vincitore The Ultimate Fighter 21, ha vinto 10 ultimi 10 incontri e ha vinto 14 incontri in carriera. Vabbè, abbiamo un record, se non mi sbaglio, di 14-1, quindi insomma sarebbe, insomma, è un avversario davvero temibile. Avversario davvero temibile per il nostro Michele Poggi, il nostro Sabaku no Maiko. E adesso Tale of the Tape.
Mi ha un po' cartese fisiche. Testa altezza, peso 2 kg in meno per Michele, ma è anche 5 cm in meno di portata. Attenzione. 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 E ok, è il momento. È il momento. Fight. Calcio al volto. Ok, ancora dobbiamo fare attenzione, capire un attimo punto debole. Attenzione, attenzione che l'ha subito Usman. Ah, e questa era ancora a terra. Primo knockdown per Usman. Attenzione, guardia piena, rialzati. No, under over, no under over. Ancora break. Cerca di tenerlo in clinch. Break, ok. Bene. 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 Ancora, ottima iniezione. Ancora. Ancora. Attenzione. Si fa aggressivo Usman. Ottima combinazione di Michele. Calcio alla gamba. Attenzione. In difficoltà. Piena difficoltà. Ancora. Difesa, guardia piena. No, mezza guardia. Guardia piena. E si al... No. Prova a sfiancarlo. Guardia piena ancora. Match terra, un po' complicato. E rialza, ok. Usman prova a sfiancare il suo... Il nostro Michele. Ancora. Ancora. Ancora, ancora al corpo va Usman. Ora al corpo anche Michele Poggi. Ancora al corpo. Attenzione, questo l'ha sentito Usman, l'ha sentito. E giù, secondo atterramento, secondo knockdown per Usman. Ancora calcio al volto. E giù, terzo atterramento per Usman. Attenzione. Attenzione, aggressivissimo Usman. E ancora! E giù! E giù Usman! E finisce il primo round! Con un Michele Poggi in grandissimo! Sta facendo veramente un grandissimo match! 4 atterramenti! Ha atterrato 4 volte Usman! 4 volte, signori! 4 atterramenti! Ha realizzato un clock count, direi 4. Non diventare troppo aggressivo, continua a fare quello che stai facendo. Benissimo, primo round grandissimo da parte del nostro Michele Poggi. Non so, pacono mai contro un avversario sulla carta molto superiore a lui. L'ha buttato a terra 4 volte nel primo round. Attenzione. Pronti? Fight. Attenzione. No. Oh, ancora, questo l'ha sentito. E giù, è finita. È finita. È finita. È finita. La quinta volta è quella buona. E il nostro Michele Poggi, il nostro Tabacono Maiko, alla meglio su un grandissimo avversario quale Kamaru Usman, causandogli la sua seconda sconfitta in UFC. Grandissimo Michele Poggi, grandissimo Sabacono Maiko, cala meglio di un avversario che tanto vediamo, bellissima combinazione sinistro-destro.
che ha spento la luce del nigeriano Kamaru Usman. E signori, direi che con questa vittoria, con questa grande vittoria del nostro Sabaku no Maiku, direi che se non succede nulla particolare potremmo anche salutarci qui. Ma prima voglio vedere un attimo cosa succede, perché sì, performance of the night, signori. Altro bonus performance of the night. Non avrei mai pensato di ottenere così tanti bonus del genere in così poco con il nostro caro Michele Poggi, con il nostro caro Sabaku no Maiku. Signori, questa carriera mi sa che ci riserverà belle sorprese, davvero delle gran belle sorprese. Qua le azioni social, Michele Poggi, signori, che sembra davvero inarrestabile. E nella prossima puntata avremo il match contro Ben Saunders, contro il rivale. Andiamo così a dare un'occhiata, così, per una piccola anticipazione, vedere un attimo cosa andrà a affrontare. Non sono Michele Poggi. Ma devo dire, a guardare le statistiche, non sembra neanche un avversario incredibile. Insomma, l'avversario che ha appena battuto il nostro Kamaru, il buon Kamaru Usman, sulla carta era più forte di questo. Ma vedremo. Ci sarà divertirsi, mi sa, nella prossima puntata e in quella a venire. Detto questo, molto semplicemente, un saluto a tutti quanti voi e alla prossima.